Buongiorno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per la disciplina accelerata delle riforme costituzionali e l'istituzione del Comitato Permanente. C'è il Ministro Quagliariello, che è il Ministro proponente, che potrà illustrarlo. Grazie. Abbiamo in realtà assolto un compito che ci era stato dato dalle mozioni parlamentari approvate la scorsa settimana. Ricordo a tutti che quelle mozioni prevedevano che il governo presentasse un disegno di legge entro la fine di giugno. Lo facciamo con 24 giorni di anticipo. Il testo si attiene nella maniera più scrupolosa a quanto il Parlamento ha previsto e approvato. Voglio sottolineare due cose importanti. La prima è che il testo prevede un vero e proprio cronoprogramma che consente di rispettare quanto il Presidente Letta ha detto in sede di dichiarazioni programmatiche e il Parlamento ha confermato con le sue mozioni, e cioè che il percorso, l'intero iter della riforma, delle riforme, si concluda in 18 mesi al massimo. Vi dico grosso modo il cronoprogramma. È pensabile che per fine ottobre venga approvata questa legge di modifica costituzionale che stabilisce un procedimento speciale per queste riforme. Per allora, detto per inciso, il comitato degli esperti che oggi si insedierà avrà finito i suoi lavori e consegnato la sua relazione al governo. Dunque, i lavori di revisione del Parlamento non si sovrapporranno mai con il lavoro della commissione di esperti. Il Parlamento, nel momento in cui opererà, avrà non solo una piena sovranità, come è ovvio, ma anche il campo sgombro da altri organismi. La commissione dei 40, cioè l'unione delle due prime commissioni di Camera e Senato, avranno tempo per lavorare, il comitato, scusate, dei 40, avranno tempo per lavorare fino alla fine di febbraio. È pensabile, con i tempi previsti, è ipotizzabile che la prima lettura di una delle due Camere avvenga fine maggio 2014, la seconda lettura dell'altra Camera, la prima lettura dell'altra Camera per gli inizi di settembre, e che quindi per l'ottobre del 2014 si possa prevedere la seconda deliberazione e l'approvazione quindi definitiva della riforma. Ecco, questa era la prima cosa che volevo sottolineare. La seconda è che ci siamo attenuti scrupolosamente non solo alla mozione, ma anche abbiamo costeggiato il 138, che abbiamo ulteriormente rafforzato, laddove per il referendum o i referendum, perché evidentemente è previsto che i referendum verranno fatti su riforme dal contenuto omogeneo e autosufficiente, possano svolgersi anche se la riforma, possano essere richiesti anche se la riforma supererà i due terzi previsti attualmente. Quindi sotto questo aspetto c'è stato un aggravio del 138. Ecco, questo è per l'essenziale. Siamo molto contenti di aver non solo mantenuto i tempi, ma appunto aver assolto il nostro compito con 24 giorni di anticipo. Devo dire che insomma, questa urgenza ci deriva anche dalla consapevolezza che si tratta, come giusto che sia, stiamo cambiando la Costituzione, non stiamo operando una cosa di poco conto, ma
quindi la consapevolezza che comunque i passaggi sono tanti e che appunto i 18 mesi vanno assolutamente rispettati. Ecco, in questo disegno di legge diciamo anche come vogliamo rispettarli. Se ci sono domande... D'accordo, allora grazie a tutti, buon lavoro, tra poco comunque. Grazie. Thank you.